ma che vuol dire due spiantati? Stavano facendo il loro lavoro, stavano facendo il loro mestiere. Comunque, massima solidarietà e auguri di prontissima guarigione. Diverso è invece il caso. Così. No, no, davvero. Diverso è invece il caso del signor brasiliano che sfrecciava con la sua Porsche, non so se a Milano o a Roma. No, a Porto Santo Stefano. Giustamente a Porto Santo Stefano. È stato fermato. Giustamente lo hanno pizzicato perché con la sua arroganza, dovendo fare i conti con un micropene, ha bisogno di esibire macchine grandi, perché questo è chi ha macchine grandi. Questa è una cazzata. In Veneto si dice macchine grandi o sei un picco. Questo si dice in Veneto. Sì, però allora te che è macchina grande, sì, macchina allora, grande, dirti una cosa, o sei o piccolo. Anche ecco, qui, allora tutti questi con sti macchinoni, che cosa hanno tutti il cazzo piccolo? Hanno tutti il cazzo piccolo. Queste esibizioni di ricchezza sono per supplire in qualche modo a delle piccolezze che hanno. Questo allora posso dirti una cosa, il secondo annuncio è appunto questo. Comunque faccio i migliori auguri anche a lui di prontissima cosa, guarigione, cose, sistemazione. Il brasiliano sarà presente negli studi di Roma il prossimo mercoledì 15 maggio alle ore 19:15. No, per riferire tutta la verità, nient'altro che la verità sull'arresto operato peraltro dalla stessa polizia municipale che lui ha bistrattato, ti ricordi, in una famosa diretta dicendo che non contano un cazzo, eccetera. La cosa però incredibile. Insomma. Aspetta, aspetta, la cosa incredibile, caro Davide, è un'altra. Il titolare del Dicastero dei Trasporti, signor Matteo Salvini, ecco, nonché, bravo, ha fatto un post su Instagram sul brasiliano. Lo leggo, lo leggo. Questo faceva il fenomeno, ubriaco e a tutta velocità, incurante del prossimo. Più che influencer, mi sembra un cretino e un pericolo pubblico. Bene il ritiro della patente, mi auguro come minimo che non la veda più per un bel po'. Ma perché Salvini si occupa del brasiliano? Contro il brasiliano. Vabbè, ministro dei trasporti. Ma il vice premier perché? Ma è ministro dei trasporti, sarà stato ma per questo. Ministro dei trasporti. Ma secondo te De Gasperi avrebbe fatto un post sul brasiliano? De Gasperi, sì, però non c'era. Te? Alcide De Gasperi avrebbe fatto, ma non diciamo però non c'era all'epoca, non c'era all'epoca, dai. Non su. C'era chi il brasiliano, ma non c'era Instagram. Il brasiliano, non ci c'era Instagram. Ci sarà stato un brasiliano dell'epoca in quella società lì ho o no? Ho capito, ma Salvini è ministro dei trasporti, questo ha violato il codice della strada, ha scritto, per me doveva fare a meno di scrivere sta cazzata, non rompere i coglioni al brasiliano, dai su, ma che è sta roba, che figura di merda. Allora la sorella della Cecchettin colpisce ancora. Io ragazzi mi... caro Matteo Salvini, un mio amico ha detto bene, quando si parla di influencer vai al manicomio, tu diventi pazzo per qua... ma no che volevi fare l'influencer invece del politico, perché è come se ci avessi invidia di noi. A parte guadagno più di te, quindi questo è poco ma sicuro, sicuramente questo è poco ma sicuro, tutto fatturato, perciò attacca dal cazzo. E poi voglio dirti una cosa che è molto molto importante, stavo andando a 30 all'ora, diglielo a amici tua da Repubblica che stavo andando a 30 all'ora, non sgommavo e non facevo niente di quello che avete scritto, però visto che vi piaccio così tanto, perché ogni volta che faccio una cosa, pure quando faccio le scureggine, voi mi fate gli articoli sul giornale, quindi caro Matteo Salvini influencer,